Questa sera dobbiamo affrontare dei temi anche molto molto importanti e anche per certi versi dolorosi. Prima di iniziare do la parola ad Alessandro che rappresenta il Circolo 25 Aprile che ha promosso questa iniziativa che noi stiamo per iniziare. Prego. Grazie, benvenuti a tutti e a tutte e niente, più che promosso, date una mano, ecco, perché in realtà i promotori sono seduti qui dentro e noi abbiamo collaborato per promuovere questa iniziativa. E, che dire, appunto noi siamo il Circolo 25 Aprile Arci, il più vecchio circolo Arci di Padova, ancora in attività, abbiamo festeggiato da pochi 50 anni. E, è una realtà che vive all'interno del quartiere Palestro e abbiamo ripreso in mano questa vecchia Casa del Popolo da poco più di un anno per cercare di promuovere attività che abbiano un aggancio con quella che era la storia di quel luogo come Casa del Popolo e quindi aprendola alle associazioni del territorio, promuovendo momenti di approfondimento, di studio e anche conviviali per stare insieme, perché la fisicità secondo noi è uno degli aspetti fondamentali per cercare di rimettere in piedi un po' una serie di contatti e di collegamenti per farci risentire anche se vogliamo umani dopo una pausa come quella del Covid che ci ha costretto a stare distanti. Ci abbiamo tenuto a dare una mano, appunto come dicevo prima, all'organizzazione di questa serata perché crediamo che questo sia un tema importante. E prima dicevo la fisicità dello stare insieme, adesso parlerete di corpo fisico anche e quindi ci sembrava proprio collegato a quello che è un po' il nostro modo di intendere una presenza associativa in un territorio. Veramente io non avrei molto altro da aggiungere anche perché penso che siete venuti ad ascoltare qua i relatori, non certo me, e anche perché sarei in difficoltà a dire qualcosa di più rispetto a quello che vi racconteranno loro. Ho provato a pensare a qualcosa e facevo fatica, ho chiesto a mio figlio, ma tu cosa diresti su un tema del genere? E ovviamente lui inizia un po' in difficoltà, fa che cioè come un filosofo, giornalista, ma cosa dico? E la cosa che anche lui, la prima cosa che gli è venuta in mente è stata la fisicità dei corpi, la mancanza della fisicità nel messaggio anche mediatico di questi corpi. E mi ha sorpreso perché, insomma, devo dire la verità, a 15-16 anni inizia un po' a capire come va il mondo, ma non è proprio ferratissimo. Però la prima cosa che mi ha detto è stata questa e ho detto questa qui la dico stasera perché ne vale la pena e con questo veramente mi fermo e lascio la parola ad Enrico Ferri ringraziandovi appunto di essere qui questa sera. Allora l'idea che ci siamo fatti noi, questo gruppo di amiche e amici, compagni e compagne che è andato a Trieste, noi siamo andati anche un po' come persone. Io ho incrociato l'esperienza triestina qualche anno fa, quando mi occupavo di olio, l'ho fatto un po' a livello universitario, un po' a livello personale, ho incontrato questa situazione triestina e sono rimasto estremamente colpito dalla potenza dei gesti che ho incontrato andando a Trieste. E questa iniziativa, e ce ne dovrebbero essere molte di più, secondo me ha un valore importante perché noi dobbiamo sconfiggere questo modo di non essere presenti, questa indifferenza. Proprio Gianandrea Franchi cita, e non a caso parla della banalità del male, perché l'indifferenza la cita anche il Papa, parla di globalizzazione dell'indifferenza, anche Giuliana Segre quando parla del binario 21, di cosa succedeva e come la gente si girava dall'altra parte. Ecco, non dobbiamo più girarci dall'altra parte.
E questa cosa l'abbiamo, ce l'hanno insegnata, io l'ho imparata quelle 4 volte che sono andato con amiche e amici a Trieste, e ho potuto vedere questo lavoro straordinario che fanno queste due persone. E questo, diciamo, è il primo obiettivo di questa serata con voi, e il secondo è quello di capire se a partire da questa esperienza si possono fare dei ragionamenti generali anche sul modo di essere e sul modo anche di fare politica, cioè se dei gesti che possono sembrare di carità cristiana, di solidarietà, invece sono anche qualcos'altro. Ecco, io ho avuto l'impressione che lì a Trieste siano nati dei germogli di un modo di fare politica a partire proprio dalla strada. Ecco, passerei subito la parola a Romina Gobbo, che è una giornalista, mia carissima collega, che ha scritto libri, che si occupa del sud del mondo, che si occupa di Medio Oriente e anche fa anche volontariato, cioè un sacco di cose. E anche lei ha conosciuto Lorena e Gianandrea, e io le lascerei la parola non prima di aver presentato il filosofo e amico Umberto Curi, che ci aiuterà e forse anche ci correggerà nel nostro tentativo di fare delle operazioni anche di generalizzazione dei temi, diciamo. Ci proviamo a partire da questo bel libro che appunto ha scritto Gianandrea, Il diritto di Antigone, appunti per una filosofia politica a partire dai corpi migranti. Però prima di questo io vorrei, magari poi ci cambiamo anche di posto, che Romina e Lorena parlassero un po' a fondo dell'esperienza di Trieste, un po' perché vi conoscete, un po' perché secondo me molte persone che sono qui per sentire voi, e anche te in particolare, per quella che è la tua esperienza, che io ho molto apprezzato, forse qualcosa di più di apprezzato. Quindi se voi intanto... Sì, dai. Buonasera. Allora, facciamo che donne parlano con donne e uomini parlano con uomini. Allora, intanto sono molto contenta perché vedo un pubblico numeroso. Ringrazio Enrico che mi ha coinvolto in questa esperienza di questa sera, ma anche che mi ha portato a Trieste. Io do così qualche sensazione, perché in realtà a Trieste ci sono stata una giornata, quindi sì, non è che posso... Forse non ho compreso proprio tutto, ci ho provato. Poi devo dire che sono una fan di Lorena, la seguo su Facebook, e lei è bravissima, tra l'altro, è bravissima anche a comunicare, e devo dire che fa molto meglio di quello che fanno i giornalisti, no? E qua, lo dico sottovoce perché è peccato, però in effetti è vero. Su Trieste in realtà l'attenzione si è alzata, e sempre grazie a loro, perché prima davvero non se ne parlava. Non è bello fare la classifica dei fatti drammatici, però effettivamente per molto tempo le morti del Mediterraneo sono state quelle di cui si parlava, mentre quello che succedeva appunto al confine con Trieste non lo sapeva nessuno, oppure pochi che se ne interessavano. Allora, che cosa mi ha colpito in particolare quel giorno mentre stavo lì ed osservavo? Allora, io mi occupo di, chiamiamoli, fatti sociali, temi sociali, quindi diritti umani delle donne, i bambini, eccetera. Ho lavorato molto con associazioni di vario genere, ONLUS, associazioni umanitarie internazionali, ma anche piccole associazioni. Adesso mi attirerò anche qualche antipatia, perché quello che molto spesso mi è capitato di vedere con queste associazioni, che chi si impegna nel volontariato molto spesso lo fa alla ricerca, conscia o meno inconscia, di una sorta di ritorno, un po' un'assunzione di un ruolo di qualche tipo, no? Oppure purtroppo succede che la signora rimane vedova, in qualche modo deve occupare il tempo.
Lo dico come cronaca, non sicuramente per voler fare polemica, però mi è successo questo. Quello che mi è successo invece con Lorena è che ho sentito quanto quello che stava facendo era totalmente gratuito, cioè ho sentito il valore di quello che è donarsi agli altri, e questo mi ha fatto davvero, mi ha dato una sensazione davvero molto particolare. Poi quando si ascolta loro anche sul libro, in realtà viene fuori che danno, ma anche molto ricevono e molto hanno ricevuto, però quando sono partiti effettivamente donando e senza aspettarsi nulla in cambio. Quindi non so, visto che magari alcuni di voi non sanno bene la storia, vediamo un po' che cosa li ha spinto ad andare in piazza. Beh, grazie a tutti di essere qua, di essere venuti ad ascoltarci, grazie a voi che ci avete invitato. Quello che ci ha spinto ad andare in piazza è quel gesto a cui non potevamo assolutamente sottrarci, perché nel 2015, quando sono arrivati i ragazzi della prima rotta balcanica, che è quella che scendeva dall'Austria nelle cittadine di Udine, Pordenone, Gorizia, e allora Trieste non era minimamente interessata da questo fenomeno, vedevamo arrivare questi ragazzi con i morsi dei cani della polizia bulgara, con le torture, affamate, tutto quello che adesso vediamo moltiplicato con la seconda rotta a Trieste. Come potevamo noi tornare a casa, nelle nostre comode case, anche se una frase ormai super abusata questa, tratta da Primo Levi, ma è così, come il gesto più difficile della mia giornata è ogni sera voltare le spalle alla piazza del mondo, voltare le spalle ai bambini, alle mamme, ai neonati che allattano, a questi ragazzi con ferite orribili. Ieri notte dal Silos c'era pioggia, vento, poi a Trieste c'è anche la bora che peggiora tutto, sono caduti i mattoni, è caduto un grande arco grigliare vicino alla tenda di Noman, un ragazzo del Kashmir che fuori da 4 mesi è in accoglienza e vive fuori tra i topi, le bisce, gli insetti. Questi ragazzi entrano sani ed escono ammalati. Ma come si fa? Noi non facciamo, tu prima hai detto fanno qualcosa di straordinario, assolutamente no, non è vero. Noi facciamo la cosa più semplice del mondo, che è quella di stare accanto a chi non ha quello che noi abbiamo. Se mi ammalo posso prendere un'aspirina, se quella ragazza lì non ha niente per riscaldarsi, ieri notte gli è venuta una paresi facciale dal freddo e questa mattina è già stato rimesso in strada ed è tornato al Silos. Lì dentro c'è di tutto, c'è la polmonite, c'è la bronchite, parlo del Silos ovviamente, poi non parliamo dei transitanti, che sono ragazzi che vediamo arrivare dai monti soprattutto la notte. E per questo noi siamo lì di notte e ci stiamo fino a mezzanotte, a luna, a volte anche fino alle 3 del mattino, quando gli arrivi sono tanti, sono importanti, arrivano sporchi, pieni di fango, affamati. Ma voi sapete cos'è la fame? Io neanche non lo so, non so cos'è la fame, la vedo, però la vedo in loro, perché su un quarto di pollo che noi diamo si gettano a divorare quel pezzettino di carne. Sono giorni e giorni che non mangiano, mangiano le foglie, bevono l'acqua delle pozzanghere, sono assaliti dalle bestie lungo la foresta è piena di pericoli, pienissima, e basta un taglio che si infetta, che può diventare setticemia. Ecco, per fortuna stiamo lì. Andrea dice una cosa molto, molto giusta nel suo libro: un corpo chiama, un corpo risponde, ed è questo il nostro abbraccio. È la cosa più semplice del mondo, ed è vero che è una donazione nel senso che la nostra relazione è una relazione di tipo politico, non è di tipo assistenziale. Noi non siamo lì perché siamo buoni o siamo caritatevoli, no, noi siamo lì perché la nostra politica, lasciatemi usare questo termine, la nostra politica si chiama amore. L'amore è il primo gesto, il primo atto politico nella vita che fa crescere, che dà riconoscimento all'altra persona come essere umano. Senza questo atto d'amore, senza questo atto di donazione, un bambino, ma anche una persona, diventa semplicemente
il nostro ministro dice un carico residuale, un bambino resterebbe un carico organico e basta. Ci vuole il riconoscimento, per riconoscere un bambino, per riconoscere una persona, bisogna mettere in campo l'amore, l'amore. Ecco, io lo uso in senso politico questa parola, e non in senso passionale, sentimentale, ma in senso politico. Ed è quello che dicevano le madri di Plaza De Mayo: l'altro sono io. Su questo si fonda il nostro gesto. L'altra. Poi avremo modo di parlare molto di corpi, no? Però l'altra cosa che mi aveva colpito è che una psicologa, psicoterapeuta, stava sistemando i piedi di questi ragazzi, no? Allora, poi mi ero chiesta come appunto gli era venuto in mente di cominciare a lavorare sui piedi, a guarire le ferite, eccetera. E l'altra cosa invece che mi chiedevo era quali sensazioni lei riportava nel fare questo. L'avevo intervistata per un articolo e mi ha proprio detto che si accosta a questo corpo, a questi piedi, come a qualcosa di sacro, ad un altare. Ma mi sono accostata ai piedi perché senza i piedi non si va da nessuna parte, perché questi ragazzi arrivano con i piedi che sono rovinatissimi, quindi si inizia da lì, da dove serve iniziare, anche questo è molto semplice. Poi la sorella di padre Dall'Oglio mi ha fatto capire una cosa che io non conoscevo, e un giorno mi ha scritto e mi ha detto: lei cura la parte più bassa del corpo, che però sostiene l'intera persona. Proprio vero, ed è un trattato di psicanalisi. E poi è vero che accostandomi ai piedi, è vero, ci si accosta come all'altare della persona, la persona che è sacra in sé. Loro mi fanno il dono. Ecco, loro mi fanno il dono di porgermi questa parte vulnerabile del loro corpo, e quello che avviene fra me e loro è qualche cosa che è molto difficile da descrivere. Che emozioni provo. Una sera mi sono trovata con un uomo che era stato torturato dalla polizia bulgara e aveva delle ferite molto brutte, delle fratture, i piedi erano molto rovinati, e vedendolo in quello stato mi chiedevo: ma che cosa provo io e cosa può provare lui? Ed ero veramente molto in confusione, e ho alzato, pensavo che fosse molto arrabbiato questa persona per tutta la violenza che aveva subito, e ho alzato lo sguardo verso di lui, e quello che ho incrociato è stato invece uno sguardo completamente diverso da quello che mi attendeva. Era lo sguardo di chi diceva: perché mi è stato fatto questo? E mi è venuta in mente Simone Weil, ce l'ho dentro di me. Simone Weil dice: neppure Cristo ha saputo trattenere nella croce questa domanda: perché mi viene fatto questo? E finché c'è questa domanda, vuol dire che siamo di fronte alla più grande ingiustizia, che non c'è giustizia. E laddove muoiono dei ragazzi, laddove soffrono dei bambini, lì siamo veramente in un campo di grande ingiustizia, rispetto alla quale non si può rimanere indifferenti. Non si può rimanere indifferenti alle 200 persone che in questo momento vivono in quel terribile silos, mentre Trieste, la bellissima Trieste, è accesa con 230 luminarie e 80 abeti che splendono sul mare, sulle bellissima città. A 500 metri più in là ci sono ragazzi che muoiono di fame, che devono andare con le lattine a prendere l'acqua, l'unica fontanella che c'è nella piazza del mondo. Ci hanno recintato la principessa Sissi, hanno chiuso il sottopassaggio, per cui quando c'è il vento, la bura, quando siamo a 0 gradi, l'unico posto dove possiamo stare è fuori, non abbiamo più neanche la possibilità di andare lì sotto. C'è una cattiveria, non è un termine politico, no?
io non so usare i termini politici, non la so chiamare in un altro modo se non proprio una volontà quasi scientifica di creare appositamente queste persone come scarti residuali, farne di loro degli scarti, continuare a trattarli come non persone, a disumanizzarli e in questo modo creare l'intolleranza, l'odio, tutto quello che c'è, no? E potrebbero essere benissimo una bomba che esplode, visto tutta l'ingiustizia che subiscono, e invece no, sono lì anche da 4 mesi in queste condizioni terribili e hanno dei sorrisi stupendi. E ogni giorno escono e sono loro che fanno coraggio a noi, quando noi li guardiamo con pietà, sì, sono loro che ci dicono: dai mamma, coraggio, e questo è un tempo brutto della nostra vita, arriverà il giorno che ci sarà un tempo migliore. L'hai detto tu, ma ti chiamano tutti mamma? Sì, all'inizio il fatto che mi chiamassero mamma mi dispiaceva moltissimo, perché ho una reverenza sacra per la mamma e penso che la mamma sia unica nel mondo, che quindi non si può essere un'altra mamma. Poi invece ho capito che per loro chiamarmi mamma non è solo una forma di grande rispetto, ma è anche la cosa forse più bella che riescono a recuperare, e che io posso in un qualche modo restituire lasciando che mi chiamino mamma, perché mamma è proprio, sono le sillabe che giocano sulle labbra, ricreano un ponte, un legame con la mamma perduta, con la mamma morta, con la mamma abbandonata, con la mamma lasciata, ricrea un legame, un ponte con gli affetti che hanno lasciato. E allora sì, mi sono aperta e sento la gratitudine di questa parola. Allora, questa miopia della politica che Lorena ha soltanto toccato è un problema che diventerà sempre più grande, no? Perché questi movimenti di persone che arriveranno, in questo caso a rotta balcanica, arrivano dall'Afghanistan, dall'Iran, da tutta questa zona, con mesi e mesi di cammino, ma anche anni a volte, no? Perché magari si devono fermare a far tappa per un periodo in un posto per poter poi riprendere e così via. Ecco, questa qui è un po', come dire, quello che succederà e che continuerà a succedere, perché c'è niente da fare, ma da sempre l'uomo si sposta e da sempre cerca dei luoghi migliori dove abitare. Che cosa succede adesso? Come potete vedere, no? Abbiamo un incremento di guerre, abbiamo un incremento di calamità naturali, abbiamo tutto il problema dei cambiamenti climatici, quindi è evidente che questo problema diventerà sempre più importante, quindi fare finta che non esista è il peggio in assoluto che possa succedere. Lo spostamento di persone, di migliaia e migliaia di persone, cambia il mondo, cambia la geopolitica. Perché pensiamo alla Giordania quando accolse i profughi siriani. Giordania aveva già un grosso problema d'acqua. Ovviamente quando arrivano tutte queste persone stanno tutti alla sete, e questa è una cosa che potrebbe succedere in molti altri posti. Arrivano persone di etnie diverse, è chiaro che a un certo punto ci possono essere problemi di scontri, lo dice anche Lorena, a volte afghani, iraniani, piuttosto che sì, qualche volta non vanno molto d'accordo. Cioè, questi spostamenti creano dei problemi sui quali effettivamente bisognerà ragionare, ma la politica effettivamente non è per nulla lungimirante, scusate se mi sono permessa. E un'altra cosina che avevo notato quel giorno che sono stata lì, ma poi mi è capitata anche nei miei giri in giro, è questi ragazzi che poi cosa fanno? Vengono rifocillati, vengono appunto sistemati nei piedi e poi però si conoscono tra di loro e un po' ballano e un po' cantano e un po' giocano a pallone e creano in questa piazza una bella piazza allegra, no? Allora qualcuno guarda e rimane un po', no? Perché dice: ma come, questi qui che hanno questi drammi alle spalle dovremmo arrivare nella piazza della tristezza, dello sconforto? In realtà, se ci pensate, andando anche in giro per il mondo, che succede? Succede che i bambini giocano in mezzo alle tendopoli. Succede che nel sud del mondo, nonostante la situazione sia quella che è, i bambini ti sorridono, no?
Cioè, teniamo presente, bambini, ragazzi hanno bisogno di normalità, la ricercano e come possono la costruiscono, quindi è la vita che vince. Sì, hai detto benissimo, è proprio vero. E poi nella Piazza del Mondo succede un'altra cosa stupenda, perché la Piazza del Mondo davvero siete tutti voi. La Piazza del Mondo è diventata la piazza della solidarietà, la piazza dove ci sono degli incontri molto belli, non soltanto tra i ragazzi e anche le famiglie, anche i bambini, quando arrivano di notte le famiglie con i bambini piccoli, le mamme sono esauste, abbiamo questi nostri ragazzi che vanno a prendere i bambini, li fanno giocare, molti di voi ci hanno regalato, continuano a regalarci i palloncini, e basta un palloncino e tutta la cosa cambia, questi bambini sono sfiniti ma cominciano a giocare, quindi oltre alla bellezza, insomma, di una vita che è sempre lì, che sorge proprio come una fontanella, c'è anche la bellezza di un'Italia solidale, non solo Italia, diciamo principalmente, ma anche dall'estero, di un'Italia solidale che nella Piazza del Mondo si incontra, ha creato dei legami straordinari e soprattutto ha creato una situazione che è la più bella politica, perché la politica è l'azione per cui si pensa veramente qual è il bene dell'altra persona, e quello è quello che è stato creato in questi ultimi mesi. Sono quelle esperienze per cui delle persone si sono messe insieme. Prima veniva una persona da sola, una coppia come pari di Lucia di Treviso, venivano e portavano da mangiare per 20-30 persone, dopodiché gli altri hanno visto, hanno detto però potrei farlo anch'io, e così si sono riuniti insieme. Adesso pari di Lucia non cucinano più loro da soli, ma hanno 50 persone che cucinano, che gli portano il cibo, e loro vengono in piazza più o meno ogni 2 settimane e ci portano da mangiare per 200 persone. C'è Mediterranea di Venezia che ha coinvolto Mediterranea di Chioggia, Mediterranea di Vicenza, insomma ha coinvolto varie realtà. Ieri sera sembrava una festa, sembrava di essere in una festa di nozze, perché eravamo tutti felici. In più è venuta anche la cucina resistente di Trieste, insomma si sono create queste varie esperienze, queste varie realtà che ci comunicano come si può fare politica dal basso in un modo assolutamente diverso da quello istituzionale. Cioè la gente si mette semplicemente insieme e dice: qua c'è bisogno di dar da mangiare a 200 persone? Bene, sì, anziché farlo singolarmente lo facciamo in tanti e diventa un atto politico, diventa un gesto politico. Per cui adesso insomma abbiamo tantissime associazioni, abbiamo tantissime persone che hanno saputo trovare questo tipo di percorso, che è molto, veramente molto importante, che ci indica un modo per essere insieme, stare insieme, molto diverso da quello che comunemente, insomma, siamo abituati a consumare al bar, nelle feste private e così via. Venite nella Piazza del Mondo quando c'è Mediterraneo, o i Fornelli Resistenti, o qualche altra associazione, quando arrivano da Bergamo, quando arrivano da Padova, quando arriva da Padova c'è Cristina Pomaro e tutto il suo gruppo, l'Orto di Marco, l'Orto di Padova, Abano Terme, cioè è una festa, è la festa della società dal basso, dove non c'è bisogno di mediazione, di filtri, è la bellezza dell'incontro con l'altro, ed è una bellezza, è proprio come una sorgente che zampilla vita. Allora, facciamo un ultimo pensiero e poi passiamo la parola, ed è questo. Allora, sempre in questo
giro di sensibilizzazione nell'alzare appunto l'attenzione su quello che sta succedendo, un'esperienza molto bella, un'attività molto bella che fanno Lorena e Gian Andrea, andare nelle scuole, e sono andati in parecchie scuole vedendo anche che i ragazzi sono ricettivi, perché questi giovani di cui noi parliamo sempre non benissimo, in realtà quando vengono a conoscenza di esperienze belle, di esperienze interessanti, di testimonianze, allora forse anche loro si appassionano. Sì, dobbiamo rendere merito agli insegnanti che magari prima si sono approcciati all'esperienza della Piazza del Mondo, che hanno coinvolto le loro classi. Pensate che abbiamo avuto addirittura da Napoli una docente che si è portata dietro, mi pare, 30 alunni, e poi ognuno che viene diventa testimone. Da Bologna un preside bravissimo che veramente stimiamo, da Firenze, che si chiama, non mi ricordo il nome. Enrico Arte, preside dell'Istituto d'Arte Marco Polo di Firenze, che è una scuola eccezionale, veramente. Non avrei pensato che in tempi di Meloni ci fossero ancora scuole del genere che diventano delle comunità. Delle vere comunità, è veramente eccezionale questa cosa. Sono venuti a Trieste con 63 docenti e spero che continui l'esperienza anche con i ragazzi, perché la Piazza del Mondo dovrebbe diventare una scuola, un luogo in cui si tocca la storia, la nostra storia, la storia dell'Occidente, la storia dell'Oriente, la storia del mondo con le mani, toccando i corpi, poi magari ne parleremo di questi corpi. I migranti sono portatori della nostra e della loro storia. Ecco, l'unica difficoltà in tutto questo che abbiamo provato, abbiamo girato quasi tutta l'Italia nelle scuole, abbiamo fatto tutte le scuole anche del Carso Triestino, che vuol dire le scuole di lingua slovena. Non c'è stata a Trieste una sola scuola di lingua italiana che ci abbia chiesto l'intervento. Questo dice molto rispetto alla città di Trieste. Allora, io intanto ringrazio Lorena, chiudiamo un attimo questa prima parte, passo a Enrico. E al professor Chiuri, devo dire che sono onorata di essere seduta da questa parte assieme. Sì, perché quello gracchia. Beh, intanto quello che ha detto Lorena è quello che ho vissuto anch'io. Io sono andato una volta a Trieste, poi sono rimasto folgorato, ve lo devo dire, e vi devo dire anche andateci, anche singolarmente come ho fatto io, poi sono tornato una seconda volta, poi sono andato con mio fratello, poi ho portato altre persone, poi la terza, poi la quarta, poi seguo loro religiosamente in quello che fanno, nelle cose che pubblicano, fanno più informazione loro, in particolare Lorena, perché se voi chiedete l'amicizia, seguite voi di Trieste, di quello che succede lì, sapete tutto. E poi è vero che la piazza è straordinaria, perché è un passaggio di dolore tremendo ed è un passaggio di felicità e gioia, e certe volte uno non se lo spiega e lo vedi negli occhi dei ragazzi. Due numeri che poi mi correggerete eventualmente, non è una cosa da poco, si parla circa di 15.000, forse più, 15.000 sono una stima più o meno di passaggi all'anno dalla rotta balcanica che passa in quella zona lì. 15.800. Ecco. L'età, si parla anche della rotta dei bambini. Ieri l'altro giorno c'era Schiavone qui a Padova che ci ha dato un po' di dati che voi immagino conoscete, quindi sono tutti giovanissimi. Si parla dai 13, 14 anni fino ai 22, sono proprio giovani, piccole, ci sono famiglie, bambini, tantissimi bambini, certe volte non si spiega come sia possibile che arrivino. Il game famoso, c'è chi lo fa 30 volte, loro sono stati quante volte? 20 volte, 25 in Bosnia? Sì, 27. Ecco, loro hanno fatto avanti, indietro, hanno vissuto tutte le esperienze più incredibile, anche più dolorosa, perché poi, esatto, poi ne avete curate tante, anche uno è morto a Trieste, schiacciato da due contadini, insomma cioè, ci sono presenze drammatiche in tutto questo, ma c'è una vitalità straordinaria che devo dire mi ha contagiato. Ora vorremmo introdurre questo libro, interessantissimo, densissimo, pieno di sollecitazioni, e ci faremo aiutare da Gian Andrea e anche dal professor Curi, ma anche da tutti voi, cioè qui
e poi da voi. Come? Ma no, ci passiamo il microfono, non c'è problema. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederti, Gianandrea, è perché il diritto di Antigone e di quale diritto parliamo? Perché questo titolo? Cosa ti ha suggerito? Veramente me l'ha suggerito un amico, Gianluca Paciucci. Questo titolo vuole indicare quello che il corpo migrante significa di fatto, vale a dire un diritto che appunto inciso nel suo corpo, nella sua storia, che oltretutto è il corpo di un ex colonizzato, è portatore di una storia di violenza terribile dell'Occidente, di noi europei, dell'Occidente in generale, ma che è figlio dell'Europa, il quale diritto va a cozzare contro il diritto violento degli stati. Il confine è luogo in cui confliggono due diritti: il diritto di vivere pienamente, che è iscritto nel corpo migrante, e il diritto di decidere se uno può vivere o se invece può anche morire nell'indifferenza generale, che è il diritto degli stati. Quindi il diritto di Antigone rimanda alla famosa tragedia di Sofocle, no? Uno dei capolavori della cultura greca, in cui Antigone, dopo essere stata condannata a morte, a morire di fame da parte del re di Tebe, e quando il re di Tebe gli chiede: ma perché hai volato, che tra l'altro era il suo zio, perché hai violato il diritto della città? E lei risponde: perché io ho agito in nome di un diritto superiore. Ed è appunto il diritto che noi leggiamo nei corpi dei migranti. Per cui qui sta anche uno dei cuori del significato politico del rapporto con le migrazioni. Vale a dire, questi migranti, al di là della loro consapevolezza, evidentemente, sono veramente sovversivi, cioè sovversivi di un ordine sociale, di un ordine umano che è basato sulla violenza, sul razzismo e sulla morte, e che purtroppo è quello che è inciso nella storia dell'Europa. Quindi, rapportandoci ai migranti, con questo tipo di rapporto che non parte da un'ideologia, da un discorso, ma che parte, e qui è stato importantissimo il gesto di Lorena, che io non avrei saputo fare nella mia tradizione maschile, diciamo, ma che lei nella sua tradizione femminile è capace di fare, vale a dire il gesto di cura che si esprime al di là della lingua, al di là della differenza culturale, in un abbraccio, in un contatto. Gesto di cura che è stato storicamente richiuso nel genere femminile, ma che invece è e deve essere un gesto pienamente umano. Anche gli uomini devono essere sono capaci e devono diventare consapevoli di essere capaci del gesto di cura, che appunto è stato rinchiuso nel genere femminile, mentre gli uomini si sono autodelegati il gesto violento, il gesto di comando, il gesto di controllo. E ora, nella nostra attività, noi abbiamo riscoperto invece la rottura della differenza fra il genere femminile curativo e il genere maschile dominativo, e cerchiamo di elaborare, questo è il mio modesto tentativo di riflessione, un tipo di politica, un tipo di pratica sociale che tenga conto di questa radicalità appunto del gesto politico, perché senza la cura non si vive. Ce n'è poca, per questo la società è piena di violenza, di odio, di indifferenza, ma senza la cura non si vive. Quindi la speranza di poter costruire un mondo migliore deve avere una radice in qualcosa di profondamente radicato nella condizione umana, cioè che l'essere umano, se non ha cura, o muore o diventa un imbecille o purtroppo diventa un essere violento, perché la violenza è proprio figlia di un'educazione che è basata sulla mancanza di cura. Ah,
passo la parola al professor Curi, che di migranti e diritto si è occupato, e in particolare chiederò anche un altro passaggio che è stato fatto nel 2016 prima in una pubblicazione, poi in un seminario, mi pare, dell'Università di Padova, che tu hai presieduto e curato, dove per la prima volta si è messa in discussione in maniera esplicita e chiara la questione dei migranti economici e degli altri, che ancora oggi, nonostante a livello accademico sia stata chiaramente superata, invece voi ve la trovate sui giornali tutti i giorni, che diciamo, ma sono migranti economici allora. E lì è stato fatto un approfondimento a livello accademico interessantissimo, come sul pull factor, che cosa vuol dire, e ancora oggi se ne parla, e anche quella è una cosa che non sta nel cielo in terra. Prego. Sì, ma io partirei anzitutto da due parole sul libro che costituisce l'occasione dell'incontro di questa sera. Alla base del libro c'è una constatazione drammatica, e cioè la presa d'atto della irreversibile e ineliminabile obsolescenza del quadro teorico-politico che ha funzionato come riferimento per la sinistra da due secoli a questa parte. Da questo punto di vista Gianandrea, come si dice, non la manda a dire, dichiara senza limitazioni l'inservibilità delle categorie teorico-politiche che hanno costituito per tanti anni la base della iniziativa politica della sinistra, e che ora si dimostrano palesemente inadeguate anche e soprattutto per la dimostrata incapacità di capire e interpretare adeguatamente il fenomeno migratorio. A partire da questa denuncia rigorosa, radicale, della radicalità di cui oggi vi sarebbe davvero bisogno, il libro indica anche una possibile alternativa nel definitivo commiato dalla logica deduttiva che, secondo Andrea, era alla base dell'orizzonte teorico precedente, e la sostituzione a questo approccio deduttivo ormai inservibile con un approccio che si concretizza anzitutto nell'andare in strada. Espressione questa che va colta in tutto il suo significato, non semplicemente una opzione marginale, ma un'impostazione totalmente diversa dal punto di vista teorico e dal punto di vista delle scelte pratiche. Questo andare per strada che coincide anche, scrive Andrea, con un andare sul confine. Questo riferimento al confine a me è sembrato molto importante, perché il confine non è la frontiera. Ciò che è essenziale del confine è il cum, perché confine è il luogo nel quale io mi trovo con l'altro da me, incontro l'altro da me, istituisco una relazione che appunto si esprime attraverso il cum, tanto quanto la frontiera indica un fronteggiarsi che presto o tardi diventa inevitabilmente anche un affrontarsi. Su questo concetto dell'andare in strada, poi Andrea indica anche una serie di altri nodi problematici che non abbiamo qui il tempo di evocare tutti, ma che richiedono, io credo, particolare attenzione proprio per la carica, starei per dire eversiva, di molte pagine di questo libro. Sono rimasto ad esempio colpito favorevolmente
lo accennavo prima privatamente a Andrea, dalla considerazione che Andrea fa del conflitto, dove afferma esplicitamente: il conflitto è indispensabile, anche quello violento, probabilmente. In ogni caso non credo che possiamo deciderlo a priori una volta per tutte, come avviene nella concezione non violenta. Non c'è dubbio che sarebbe molto meglio cambiare le cose in maniera non violenta, ma questo dipende da situazioni imprevedibili. E fra le situazioni imprevedibili vi sono anche quelle, a mio giudizio, che emergono in prospettiva. Se noi teniamo presente alcuni dati ormai da considerare assodati, come lo scarto demografico che si realizzerà fra un'Europa sempre meno popolata e paesi confinanti, in particolare l'Africa, sovrappopolata, se teniamo conto della desertificazione di ampi territori del pianeta, che renderà impossibile la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone, se teniamo presente anche il senso di vera e propria insopportazione che presto o tardi emergerà fra coloro che sono costretti ad emigrare, questo ragionamento sul conflitto assume un carattere molto particolare. Mi sono chiesto molte volte, osservando le condizioni di vita e di sfruttamento della massa dei migranti che affluiscono ai nostri confini, come mai non finiscano per pretendere ciò che loro non viene dato pacificamente. E credo che dovremmo avere cura a tenere presente la eventualità tutt'altro che remota che condizioni così accentuate di violenza possano sfociare in vere e proprie mobilitazioni di massa. C'è poi, e finisco subito, un tema che è stato accennato già ora da Enrico e che non mi stanco di riproporre. Mi scuso con gli amici e i compagni che mi hanno sentito già proporre questa impostazione. Credo che si debba agire con una mobilitazione a molti livelli per andare oltre l'incredibile persistenza della distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo. È indispensabile agire al più presto abolendo questa distinzione, perché è quella che consente ai governi di agire discrezionalmente, valutando coloro che possono essere accolti come richiedenti asilo e respingendo, verbo al quale ormai ci siamo abituati, coloro che invece appartengono alla categoria totalmente inventata di migranti economici. Ma fatemi dire una cosa in conclusione: trovo inaccettabile, moralmente inaccettabile, che venga adoperata questa distinzione da coloro che della categoria economica hanno fatto la loro ragione di vita. Da 3 secoli almeno il capitalismo ha posto al centro degli interessi collettivi l'homo economicus, i suoi appetiti, i suoi desideri, i suoi interessi.
E ora che vi sono altre persone che non sono nate in Occidente capitalistico sviluppato, che vorrebbero semplicemente evitare di morire di fame, lì si colpisce con lo stigma del migrante economico. È intollerabile concettualmente, culturalmente ed eticamente. Ed è questa consapevolezza che troviamo nelle pagine di questo libro importante, ricco, anche per la sua carica deliberatamente eversiva. Gianandrea, vuoi continuare su questa cosa o vado avanti io con qualche altra domanda? Ti hai qualche pensiero che ti viene? Sì, la figura del migrante. Ecco, la figura del migrante. Io credo che sia veramente una figura epocale che comunica come nessun'altra figura sociale oggi può fare la condizione del mondo, condizione storica di questo mondo, cui è arrivato dopo 400 anni di capitalismo, cui è arrivato in un punto in cui per la prima volta nella storia l'essere umano rompe l'equilibrio della vita e si trova di fronte a un futuro irrappresentabile, cioè a un futuro in cui i parametri che noi conosciamo della vita, l'equilibrio ambientale, questo equilibrio complesso che è fatto di tantissimi elementi, verrà inesorabilmente rotto, malgrado le vaghe chiacchiere che si fanno su questo. E quindi questi migranti che vengono da 200-300 anni di colonialismo, che portano nei loro corpi proprio inscritta questa violenza storica unica, che è stata quella appunto del quel piccolo pezzo dell'Asia che è l'Europa, che a un certo punto ha avuto, per ragioni storiche complesse, la possibilità e la capacità e la volontà di invadere il resto del mondo, considerandolo un oggetto a sua disposizione, considerando gli altri esseri umani poco più che degli animali, cioè delle entità vive da sfruttare, da utilizzare. I migranti sono quindi portatori di questo messaggio che è veramente radicale e che non lo portano dandoci dei libri, diciamo, o facendo dei discorsi, ma un contadino del Pakistan, analfabeta, che arriva qui dopo magari 2-3 anni di cammino, avendo fatto lo schiavo in Turchia, il semischiavo in Grecia, avendo preso le botte in Bulgaria, essendo stato torturato in Croazia, e che arriva ancora un'incredibile voglia di vivere nella piazza del mondo, nella piazza davanti alla stazione di Firenze, è portatore di questo messaggio, che è un messaggio politico, etico e filosofico concentrato nel suo corpo, e avendo la capacità di rapportarsi a lui, cioè di guardarlo negli occhi, di esaudire i bisogni immediati senza di cui non potrebbe proseguire, di capire che questo proseguire in genere verso il nord Europa, perché noi ci occupiamo poi dei migranti in transito, soprattutto che sono il 70% di quelli che arrivano a Trieste, desiderio di andare in Europa, va ben al di là del fatto che sarà appunto un lavoratore iper sfruttato, perché è appunto portatore di tutta questa storia e del messaggio che se continuiamo così andremo a una catastrofe. Siamo sulla soglia dell'apocalisse. Questi migranti, queste persone che sono profughi più che migranti, che sono esuli non solo dal loro paese, ma esuli dalla vita,
e dicono anche a noi che siamo esuli dalla vita, perché abbiamo rotto, rovinato la vita nelle possibilità che aveva, ed ora ci troviamo di fronte a nuove possibilità che non conosciamo, che potrebbero essere orribili, potrebbero essere di violenza sterminata, delle, come accennava prima il professor Curi, delle masse, dei diseredati. Non molto tempo fa, per esempio, il segretario generale dell'ONU diceva che solo con l'innalzamento del livello delle acque fra 30 anni circa ci sarà circa 1 miliardo di persone che non potranno più vivere nelle loro case, nei loro paesi, perché il mare avrà invaso questi territori. E quindi veramente concentrata in questa figura dell'Apocalisse che è il migrante, una domanda fondamentale a cui bisogna cominciare a rispondere, se non vogliamo appunto che i nostri figli, noi abbiamo un nipotino di 7 anni, quando ne avrà 50 in che mondo vivrà, mi chiedo. Ecco quindi l'importanza etica, politica, filosofica della figura del migrante, e che quindi l'accogliere questo migrante, il rapportarsi a lui con tutte le nostre forze, non è un'attività umanitaria, non è nemmeno un'attività politica di tipo parasindacale, diciamo, ma è un'attività in cui filosofia e politica coincidono, perché riguarda l'essere, ciò che si intende con essere. Noi siamo, loro sono. Siamo veramente? Che cosa siamo? È una domanda filosofica di fondo. Che cos'è l'essere umano? Allora, questo rovesciamento logico per cui si comincia dalla strada, vorrei fermarmi un attimo su questo, e cioè sui rapporti di potere che tu tratti nel tuo libro, e cioè tra chi ha tutti i poteri, quindi anche i poteri di dare, ma come i poteri di curare, ma anche i poteri di non dare e i poteri di non curare, e l'altro che non ha nessun potere. Quindi tra noi e loro, tra noi che andiamo nella piazza e tra noi esseri, come dire, quella parte del mondo che sta bene e loro, come si può instaurare un rapporto vero, vero, che poi è quello che ci viene l'insegnamento proprio dalla piazza del mondo, tra noi e loro, cioè tra chi ha i poteri e chi non ha nessun potere? Ecco, un grande studioso che è anche un attivista portoghese, che si chiama Boaventura de Sousa Santos, ha coniato il concetto di differenza abissale, per indicare la differenza che fra noi occidentali e gli altri, che sono i figli del colonialismo, sono quasi tutti, no? L'Asia, l'Africa, il Sud America, differenza che non può essere superata così, perché è una differenza appunto radicale che si è formata nei secoli in cui queste persone sono state trattate radicalmente e culturalmente come inferiori. Dico culturalmente perché ad esempio in India, dove la Gran Bretagna è stata per 200 anni, appunto si è rimossa, messa ai margini questa antichissima e grande cultura in nome appunto della cultura cristiano-anglosassone, diciamo, della cultura occidentale. Quindi si è formata una differenza proprio appunto esattamente detto abissale. Questa differenza si può superare solo attraverso un'attività politica radicale, solo coinvolgendo i migranti in un'azione di graduale, ma comunque in un'azione di lotta nei confronti di questo sistema che fa capo all'Occidente, insomma gli Stati Uniti, l'Europa, ma anche, possiamo dire, anche un paese come la Cina, per esempio, che pur in una tradizione diversa ha assunto, qui il discorso poi diventa un po' complesso, in verità ha assunto comunque l'economia come valore supremo.
l'economia, la produzione di denaro, la vendita di merci come valore supremo. Solo in questo modo, considerando questi migranti come i vettori di una rivoluzione futura che è là da venire, ma che può essere l'unica forma di salvezza da una catastrofe in cui tutti saranno contro tutti e il mondo sarà appunto abitato da una violenza senza nome. Quando noi nella piazza ci rapportiamo a questi bisogni elementari di essere curati, di curare delle ferite che se non vengono curate portano alla morte, perché anche un piccolo taglio infetto, noi abbiamo visto per esempio un ragazzo che non aveva avuto nient'altro che una puntura di insetto che non curata, non disinfettata, era giunto al punto che quando è arrivata l'ambulanza ci hanno detto se arrivavamo mezz'ora dopo moriva, perché l'infezione stava arrivando al cuore, no? Per dire il rapporto che c'è fra il piccolo e il grande, cioè come un taglietto non curato per una settimana di cammino porta alla morte, così come questi ragazzi che la città di Trieste finge di non vedere, questi giovani uomini, ma poi arrivano anche famiglie, peraltro questo poi è un altro aspetto, che la città di Trieste finge di non vedere, sono portatori appunto di questo messaggio radicale, cioè che possiamo veramente cadere tutti nella catastrofe, così come uno che viene appunto da un insetto che non viene curato, un giovane uomo può morire nell'indifferenza di tutti. E un episodio di questo tipo mostra realmente quello che noi siamo, cioè siamo di fronte alla possibilità della morte e ci ridiamo sopra. I cittadini di Trieste vanno al bar a bere mentre lì a 100 metri ci sono questi migranti che rischiano di agonizzare, ma questa loro agonia non è un fatto banale, ma è un fatto ontologico, mostrano quello che noi siamo, la realtà della vita e del mondo oggi, e ci richiedono quindi di intervenire disperatamente. I migranti che attraversano il mare, che muoiono a decine di migliaia, sono appunto portatori di questo messaggio, non di salvare loro, ma di salvare tutti, tutta l'umanità, di salvare la vita addirittura. Per cui c'è veramente un abisso fra la nostra condizione, no, il nostro modo di vivere, la vita in fondo tranquilla, tutto sommato con molte variazioni che noi facciamo, è come se camminassimo su una superficie fragile e con indifferenza, senza pensare minimamente che questo ghiaccio, diciamo, si sta sciogliendo e che noi precipiteremo di sotto. Ecco, questo è il messaggio veramente radicale che va alle radici della nostra condizione storica e umana che i migranti ci portano al di là della loro consapevolezza. E questa consapevolezza dovrà sbocciare prima o poi, come diceva prima il professor Curi, a un certo punto. In Africa sono 1.400.000.000, fra 30 anni saranno 2 miliardi, tutto scoppierà, a un certo punto si accorgeranno che sono più di noi, almeno che non usiamo la bomba atomica per sterminarli, ma allora siamo proprio nell'Apocalisse di Giovanni. Dunque, allora, siccome noi vorremmo che poi si instaurasse un dialogo diretto con voi che siete qui, affronterei un ultimo tema che vorrei sentire entrambi, perché voi poi leggerete il libro, è il tema della morte. E Gian Andrea ci dice chiaramente che noi dovremmo affrontare il tema della finitudine, cioè del fatto che si vive e si può morire e si può vivere nella consapevolezza che dopo di noi ci sarà un dono che noi passeremo agli altri e che quindi questa consapevolezza, cioè per parlare di un futuro, Gian Andrea ci dice che bisogna avere un'altra considerazione della vita e della morte. Allora io vorrei che tu ci facessi un piccolo approfondimento su questo per poi passare la parola al professor. Sì, nell'incontro con i migranti
Mi sono posto una domanda, una domanda che mi ero posto altre volte, ma un conto è porsela, come dire, in una situazione o leggendo, o studiando, comunque in una situazione normale. Un conto è quando ti viene porta da un corpo ferito. Perché tanta violenza? Perché l'Occidente a un certo punto ha considerato la maggioranza degli esseri umani come carne da lavoro, come degli esseri viventi che potevano essere sfruttati fino alla morte con indifferenza? Perché questa violenza terribile che poi noi oggi vediamo in forme, come dire, che sembrano quasi, mi viene da coniare un ossimoro, da commedia tragica in situazioni come la guerra in Ucraina o a Gaza, cioè come sui giornali, come quando per l'Ucraina appariva che non si poteva parlare di Dostoevsky perché era russo, cioè sembravano dei bambini scemi, o come anche adesso che a Gaza sono ammazzate 15.000 persone bombardando così una città, e si dice vabbè, ma gli altri hanno prima ammazzato degli altri, quindi bisogna fare, che sembra l'epoca dei nazisti, no? Che per ogni tedesco morto ammazzavano, non so, 30 cittadini, 30 partigiani. Perché questa follia? E allora la risposta che in qualche modo mi danno i migranti è perché gli esseri umani sono gli unici viventi che hanno consapevolezza della morte, e la nostra cultura occidentale è basata sulla rimozione del problema della morte. Il capitalismo, io credo, è nato proprio 500-400 anni fa come una poderosa rimozione della paura della morte, dell'angoscia della morte, immaginando un'attività umana come l'economia basata su un rapporto fra individui separati, estranei, mediati soltanto dal denaro, appunto come forma di vita che non ha mai a che fare con la morte, perché è illimitata. No, l'economia è limitata, non si dà dei limiti, non pensa che sfruttando la terra in questo modo radicale, scavandola, violentandola, a un certo punto succederà qualcosa. No, c'è questa visione che ci sarà sempre un'attività infinita, illimitata. E allora mi sono chiesto, appunto, la civiltà umana, in particolare il capitalismo, è basato sulla paura, sulla rimozione della morte, sul fatto che noi non sappiamo che cos'è la morte, non abbiamo la capacità di convivere con la morte. Ciascuno di noi vive così distrattamente, senza pensare che morirà, poi a una certa età comincia a preoccuparsi, ma diventa una preoccupazione puramente individuale che riguarda la famiglia. Ci sono dei popoli, ancora in parte delle culture che esistono, che invece hanno concepito la morte come un qualcosa di collettivo, che riguarda la collettività. Di qui i riti, il fatto che il morente comunica con i viventi. L'atto della morte, del morire, è una forma di vita in cui una persona, meglio, persona non è una parola che mi piace, un essere singolo, unico, comunica il suo andarsene attraverso il lascito, attraverso quello che può aver fatto, se gli è stata data possibilità, di unico attraverso la sua esistenza. Noi oggi questo lo vediamo solo in pochi, per esempio i grandi artisti, le persone che lasciano una traccia, cioè che restituiscono il dono della nascita attraverso un qualcosa di nuovo che solo quella singola persona può dare. No? Possiamo nel nostro mondo un grande pittore, un grande filosofo, un grande creatore, insomma, che se ne va lasciando il mondo modificato dalla sua presenza.
Questo non avviene naturalmente per la massa di persone a cui non viene data questa possibilità, che perciò muoiono anonimi senza lasciare una traccia. Quando per esempio si va in un cimitero, quando vado, qualche volta mi è capitato andare in un grande cimitero, per esempio il cimitero di Milano, e si vedono questa fila di volti, di fotografie o di nomi scritti, cioè di vite così scomparse nel nulla. E allora mi viene in mente appunto che il comunismo, perché io mi considero un comunista, può essere una condizione in cui gli esseri umani accolgono il morire, non pensano che la morte è solo un punto finale che occupa soltanto il singolo individuo e le sue persone, le persone che gli stanno intorno, ma che è qualcosa da elaborare collettivamente, dando a ciascuno la possibilità di esprimere ciò che la sua unicità può dare agli altri, e quando la sua vita naturalmente finisce, perché una vita che non finisce sarebbe qualcosa di informe, quando la sua vita finisce viene accolto il suo lascito, quello che una persona lasciando ha dato di sé, per cui il suo andare è in qualche modo un arrivederci. Quindi abitare la morte è uno dei capitoli di questo libro. Poi in realtà c'è abitare l'angoscia, abitare la tensione, vivere queste cose. Non riusciamo a, lo leggerete voi, a trattare di tutto. Passo la parola a Umberto Curi su questo tema che ha già trattato. Sì, solo due parole, perché penso che siamo tutti interessati a ascoltare ancora Andrea e Lorena e a sviluppare, se possibile, anche una discussione tra di noi. Devo dire che il tema che è stato ora accennato è uno dei temi più interessanti e anche sorprendenti di questo testo, perché Andrea tenta, con un percorso concettualmente ben concatenato, dimostrare come la concezione e la pratica del morire in età capitalistica riflettano l'ideologia del capitale nei suoi aspetti più caratterizzanti. E non c'è dubbio che lo sviluppo di quella che Andrea chiama un'ontologia della finitudine dovrebbe servire a introdurre un nuovo modo di concepire la morte. Troppo spesso si dimentica che la morte non è il contrario della vita. Morte trova il suo termine correlativo nella nascita, e nascita e morte fanno entrambe parte della vita e andrebbero vissute con questa consapevolezza. Ma da questo punto di vista, se Andrea accetta un suggerimento, possiamo anche avere dei riferimenti nella tradizione culturale dell'Occidente che ci aiutano a concepire la morte così come è stato ora indicato. Non dimentichiamo che nel grande pensiero classico greco la filosofia stessa è definita esercitarsi a morire. Quindi non solo non si tratta di rimuovere la morte, ma di concepire un modo consapevole e maturo di vivere la vita esercitandosi a morire. E allora ciò che il mondo antico può darsi, al di là della parentesi che speriamo essere avviata a conclusione del periodo capitalistico, è recuperare un tesoro di cultura che il capitalismo ha deliberatamente occultato o sottovalutato. Insomma, non solo recepiamo il diritto di Antigone, come suona il titolo del libro di Andrea, ma teniamo anche presente questa maniera tutta nuova, che però ci riporta al mondo antico, di concepire la morte.
Grazie, grazie mille. Ora noi passeremo la parola a voi, chi vuole intervenire mi dica che io li porto in me, oppure viene qui come vuole. Se c'è qualcuno, domande, prego, vuole venire qui? Se no li porto io. Sì, meglio, meglio, porto io, porto io. Avete parlato molto di migranti, però anche molti dei nostri figli sono migranti e sono costretti ad andare all'estero perché in Italia non trovano non tanto lavoro, ma non trovano quella giustizia che, a cui avrebbero diritto, nel senso che per inserirsi bisogna essere raccomandati oppure appartenere a una certa categoria, e sono tanti. E credo che sia una perdita altrettanto importante, è un problema importante da affrontare. Ci sono altre domande che poi... Prego. Beh, io volevo prima di tutto ringraziare gli organizzatori che mi hanno dato l'opportunità di conoscere queste due persone. Lunedì della settimana scorsa ho visto un filmato in cui si vedeva proprio la vostra attività in Piazza del Mondo, e devo dire che mi sono inorridito a vedere le piaghe di quei piedi e a vedere la modalità con cui voi vi avvicinavate a quella persona, a quel soggetto. Istintivamente mi è venuto da pensare, ma l'USL di Trieste, il comune di Trieste, con gli assistenti sociali, eccetera, dove sono? Ma Trieste è una città in Italia? O siamo da chissà quale altra parte del mondo? Non so come esprimermi per ringraziarvi e per fare qualche cosa, tentare di fare qualche cosa anche qua a Padova per in qualche modo venire incontro al vostro lavoro. Grazie ancora. Grazie a lei. C'era qualcun altro? Ecco, arrivo, arrivo, arrivo. No, la domanda più angosciante che viene, sono due per la verità. Una è, dietro la polizia che tortura, che spara, eccetera, le polizie, non ci siamo noi in qualche modo, cioè siamo noi la nostra società, come vogliamo vivere noi occidentali in particolare? Prima domanda. La seconda, questi che arrivano, questi profughi, questi ragazzi, questi giovani, che non si ribellano, non è che in realtà vogliono loro stessi diventare come noi? Grazie Sergio. Eccola. Beh, intanto ringrazio per queste incredibili testimonianze. Ecco, e io volevo fare una domanda. Questo considerare queste persone uccidibili, torturabili, funzionali esclusivamente a una messa a valore dal punto di vista economico, oppure da internare, che se pensiamo ai centri per il rimpatrio, il paradigma dell'internamento è molto collegato al modo di trattare queste persone trasversalmente, perché qualsiasi giornale si apre, quello che si legge è questo, cioè non occorre aprire un giornale di estrema destra per capire come viene considerato un migrante, basta aprire qualsiasi giornale. Ieri mi è capitato di leggere la notizia dell'uccisione di un migrante e la giornalista scriveva in grassetto irregolare, come se questo desse la possibilità di identificare, cioè di giustificare l'omicidio. Detto questo, tutto questo
che denota il modo in cui l'Europa, l'Occidente bianco, considera queste persone, non è il preludio a una sorta di totalitarismo che non ha neanche bisogno che un partito di estrema destra vada al potere? Cioè è una reazione dell'Europa a quel boomerang causato dalle sue, dal suo colonialismo, dal neocolonialismo attuale? Grazie. Ci sono ancora due persone, poi vi diamo la parola. Sì, molto brevemente. Intanto volevo ringraziare Lorena e tutti quelli che hanno parlato per aver dato un significato attuale a parole come politica, amore, che tu hai riportato qua, e dandoci un'idea vera di cos'è la politica. Io penso anche a quello che mi ha colpito molto alla fine di questa discussione sulla morte e sul dominio della morte, come una bella poesia che qualcuno ha scritto. Io penso che dovremmo augurarci tutti, voi non avete più questo bisogno, ognuno di noi cercherà di fare il possibile per riuscire ad arrivare in quel momento sorridendo, sapendo che quello che hai fatto è stato utile, e più delle volte quello che è stato utile dà più utilità a te stesso con la gioia della vita che stai facendo. Quindi un ringraziamento semplicemente su questo. Sì, io volevo chiedere a Lorena e a Gianfranco, se a Gianandrea, ho fatto una crasi tra nome e cognome, e se potete raccontarci proprio le prime volte che siete entrate in contatto con le persone che arrivano a Trieste, e in che modo o se c'è stata la necessità di superare la paura o il pudore. Quindi parlando del contatto, come si crea questo contatto? C'è paura, c'è pudore, c'è vergogna, c'è dubbio, c'è incertezza, cioè lo faccio, non lo faccio, e se lo faccio cosa accade? Quindi mi piacerebbe che descriveste questo movimento verso. Se non ci sono altre domande, proviamo a dare qualche risposta, e credo che tocchi a voi due. Adesso vi passo, dovete solo decidere da di voi chi risponde e a quale. Beh, se alcune dico le cose che mi hanno più colpito, la violenza della polizia. Ecco, per noi è stata un'esperienza molto importante, che abbiamo fatto anche andando in Bosnia parecchie volte, e vedere come le polizie europee e Frontex, che è la polizia europea, pagate quindi con i soldi dei cittadini europei, agiscano con una violenza omicida. Non è che ammazzano direttamente i migranti, ma li lasciano morire. Per esempio in Bulgaria, dei nostri amici e compagni che sono stati spesso in Bulgaria a cercare di capire cosa avviene su quella frontiera più remota, più lontana, di cui nessuno parla. La Bulgaria confina con la Turchia, no? Quindi è la frontiera più lontana dell'Europa con l'Oriente, diciamo, con il cosiddetto Medio Oriente. E loro, muovendosi lungo il confine, stando in Bulgaria lungo il confine turco, trovavano ogni tanto delle persone morte nella boscaglia. Chiamavano la polizia, qualche volta veniva, qualche volta non veniva, fermava i nostri amici, naturalmente prevedendo che erano cittadini europei, non poteva fare niente. Ecco qui un esempio di come la vita di una persona non conta niente se non è identificata. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Noi viviamo perché abbiamo in tasca la carta d'identità, perché lo Stato è questo potere che dice chi tu sei, dice se tu sei o non sei. Noi abbiamo una carta d'identità, siamo,
Il migrante che non ha una carta d'identità non è, può morire, non gliene frega niente a nessuno. Sono morti in tanti. Sappiamo nel Mediterraneo che è un mare pieno di cadaveri dove andiamo a fare il bagno. Pensiamo a questa cosa, a questa come dire, situazione nazista. Il mare Mediterraneo, il mare delle vacanze, a Trieste arrivano queste navi gigantesche che sono più grandi di condomini d'estate, e piene di turisti che fanno il giro del Mediterraneo, no? Trieste è il porto più a nord e si conclude spesso, arrivano a Trieste, poi vanno a fare una gita rapida a Venezia, poi ritornano via la nave, ritorna magari in Svezia e così via. Navigano su un mare di morti. Così quando noi andavamo in Croazia durante l'estate, e la Croazia è un paese molto turistico, vive di turismo perché ha delle coste bellissime, da una parte c'era la fila dei turisti, molto spesso tedeschi dell'Europa del Nord, quindi persone, queste grandi macchine, queste Mercedes, queste BMW, no, persone pasciute, festanti, e dall'altra poche centinaia di metri nelle boscaglie queste file silenziose, oscure, di giovani che cercavano di non farsi vedere. Ecco un'immagine del mondo. Da una parte le persone che hanno diritto di vivere, riconosciuto dagli stati, perché è il diritto che vale. Dall'altra le persone che non hanno nessun diritto, che se muoiono, se un poliziotto trova uno caduto in una buca di dolina e morto lì di stenti, dice, boh, un compito in più. Deve prendere il cadavere, portarlo da qualche parte, magari tentare di identificarlo, se poi non lo identifica, pazienza, ci sarà una famiglia da qualche parte che passerà il resto della vita a chiedersi dove è andato mio figlio, ma questo non importa a nessuno. Ecco, poi un'altra domanda che mi ha fatto la stessa persona che mi ha colpito è: ma questi migranti non vogliono diventare come noi? Ecco, questa è una domanda molto importante, perché in effetti è così. Loro vengono da noi prima di tutto perché sono dei profughi, perché vengono per i giovani maschi, vengono per salvare le loro famiglie, per riuscire a guadagnare qualcosa, per poter mandare dei soldi. Noi lo vediamo molto spesso, il contatto che mantengono con le loro famiglie, la richiesta che queste famiglie fanno, in certi casi pressante, di soldi, e sperano di poter guadagnare sufficiente a vivere andando soprattutto nei paesi ricchi d'Europa, come ben noto, dalla Germania in sud, ma soprattutto la Germania, in cui per esempio tutti gli afghani vogliono andare, anche i curdi vogliono andare. E questo è un problema fondamentale, cioè che tipo di rapporto abbiamo noi con i migranti, se questo rapporto è basato sulla consapevolezza. Attualmente non è basato sulla consapevolezza, perché non possiamo fare la lezioncina, e qui anche c'è la questione del tipo di rapporto politico che abbiamo con loro, che passa attraverso il corpo, attraverso la soddisfazione dei bisogni che loro capiscono, che noi li aiutiamo non perché siamo buoni, poveri vecchietti che avendo un po' di soldi da parte li spendono per aiutare delle persone. Loro capiscono attraverso i nostri gesti, la nostra presenza più che le nostre parole, che noi, siccome ci occupiamo soprattutto di quelli in transito, no, che quindi dovrebbero essere bloccati dalla polizia in Italia secondo le leggi europee, perché non è vietato, devono fermarsi nel primo paese in cui arrivano e lì fermarsi e chiedere asilo politico, asilo umanitario. Invece noi, il 70% non vuole farlo, e noi aiutiamo questi ad andare dove vogliono in nome del diritto di Antigone, e loro capiscono questo, che noi li aiutiamo ad andare perché li riteniamo portatori di qualcosa di più importante delle leggi europee. Però questo non giunge alla consapevolezza. E quindi bisogna anche immaginare che in un futuro ci dovrà essere questa consapevolezza. Per esempio, nei primi di luglio scorso, un gruppo di migranti
che rientravano in quella categoria dei migranti che a Trieste sono in accoglienza, ma dal momento che la gestione dei campi di prima accoglienza è pessima e che in genere il numero degli arrivi è dei migranti che vogliono fermarsi, dicono, è superiore alla capacità di accoglienza di questi campi, c'è da parecchi mesi un numero che aveva raggiunto anche le 500 persone di migranti che sono formalmente in accoglienza, cioè che sono andati in questura, hanno lasciato le impronte, l'identità, eccetera, ma che non possono stare nel campo perché non c'è posto e che quindi sono lasciati in strada. Ora, una settantina di loro ha avuto la capacità di fare una manifestazione davanti alla questura con dei cartelli redatti in italiano in cui chiedevano i loro diritti riconosciuti dall'Europa una volta che era iniziato il processo di accoglienza, che può anche concludersi con un rifiuto naturalmente, ma comunque intanto che il processo c'è, questi hanno dei diritti, che sono i diritti di avere un tetto sulla testa, di avere un letto per la notte, di avere tre pasti al giorno, di avere dei vestiti, delle scarpe. Ora, questi migranti che sono in questa condizione non hanno questi diritti, quindi loro hanno avuto la capacità di andare a fare una manifestazione davanti alla questura. Erano 70 persone, quindi non tanto poche, lì davanti, civilmente, con dei cartelli, eccetera. La risposta del questore è stata: se tornate il giorno dopo, vi cacciamo, vi togliamo il diritto all'accoglienza, eccetera, eccetera. Ecco, questo dimostra che ci sono dei semi di politicizzazione consapevole. Si tratta di praticarli, si tratta che gli italiani, gli europei vengano in massa a rapportarsi a questi migranti e a iniziare, dopo avere fatto il primo passo che è l'incontro generativo di corpi, dopo averli aiutati ad andare dove vogliono, di far capire che, come accennava anche prima il professor Curi, fra 10, 20, 30 anni sarà impossibile accogliere chiunque, perché saranno centinaia di milioni, saranno miliardi, e allora si porrà il problema politico del cambiamento radicale, a meno che non si voglia tutto non debba affondare in una guerra di tutti contro tutti, del cambiamento politico radicale, cioè dell'uscita da questa diabolica forma di civiltà che è considerare il denaro come valore supremo e l'essere umano valido nella misura in cui possiede del denaro. Se non possiede del denaro non vale nulla e può anche morire. Il migrante incarna questa figura. Ecco, questi sono, adesso poi ci sono state altre domande interessanti, ma la mia mente di persona anziana non è riuscita a fermarle. Forse Lorena potrebbe rispondere a Annalisa, che ha detto com'è stato l'impatto iniziale, quando avete i primi incontri. Ma i primi incontri sono stati davvero molto, molto semplici. Risalgono alla prima rotta balcanica, vedevamo questi ragazzi arrivare torturati, con i morsi dei cani, affamati, senza scarpe, e viene naturale fare quello che si fa con una persona che è completamente deprivata, come un bambino quando viene al mondo. Che cosa fai? Ti preoccupi di lui, ti prendi cura di lui. E poi queste persone sono ragazzi, persone che hanno fatto un'esperienza così liminare, così proprio al limite tra la vita e la morte, che portano in sé una tale sorgività, un tale desiderio di vita, proprio perché sono dei sopravvissuti, che accostarsi a loro è come ricevere qualche cosa che ha a che fare con il miracolo della vita. Non lo so dire meglio di così, ma si sente il miracolo della vita, la vita che nasce, e quello che tu fai per loro è solo una forma di restituzione. Io non mi sono mai sentita imbarazzata, e mi è venuto semplicemente naturale quello che si fa, insomma, come quando nasce un bambino. Cosa fai la prima cosa? Prendi i piedini, le manine, le accarezzi, le baci.
no? Le ascolti, le senti, hai questo, insomma, loro ti restituiscono un bouquet di sensazioni e tu restituisci un riconoscimento. Ecco, questa è la cosa, credo, fondamentale nel rapporto fra noi e loro. Restituire il fatto che se i confini li violentano, se per i confini loro non valgono assolutamente nulla, per noi invece sono preziosi. E questo un po' rimettere al mondo qualche cosa che per loro era perduto e che per noi è un'esperienza proprio di restituzione. Aggiungere una cosa. Naturalmente l'approccio di Lorena e il mio è diverso. Da una parte è stato per me fondamentale vedere come il suo approccio, lo accennavo prima, che viene da quel fatto storico profondo che è la segregazione del valore fondamentale della vita, cioè la cura dell'altro, la reciprocità nel mondo femminile, no? Patriarcato, mentre l'uomo, l'essere dominante assumeva la forza, la potenza, il controllo, lo stato, tutto ciò poi legato alla paura della morte, va bene, questo è un discorso. Io sono un uomo, io mi sono avvicinato ai migranti prime volte con Lorena, con una posizione diversa. Io venivo dalla sinistra cosiddetta extra istituzionale, l'autonomia operaia per esempio, e il mio rapporto era con gli operai, facevo l'insegnante di liceo, con gli studenti, quindi un rapporto di corpi, ma un rapporto però molto diverso, non erano corpi feriti, corpi violentati. E c'è stato un momento di perplessità, c'è stata una discussione fra i compagni anche molto violenta su un gruppo di compagni che c'era, che derivava da quegli anni 70 nella città in cui noi siamo partiti, che è Pordenone, che è stata una città importante durante gli anni 70 perché era la sede della seconda metalmeccanica d'Italia dopo la Fiat, che era la Zanussi, che era la principale fabbrica elettrodomestici d'Europa allora, 16.000 operai. Quindi c'era tutta questa tradizione di lotte, di rapporto fra studenti, operai, così, è molto importante, da cui vengo fuori anch'io. E quindi c'era una discussione, ma cosa si fa con queste persone che sono particolari? Perché Pordenone c'erano molti migranti sin dagli anni 70-80, che erano però diventati operai, che sia pure razzializzati e quindi inferiori rispetto agli operai bianchi, diciamo così, però erano pur sempre operai, erano nel sindacato, facevano, io mi ricordo bene, delle lotte anche loro insieme agli operai bianchi, diciamo, per miglioramenti salariali, condizioni di vita e così via. Invece questi nuovi migranti, che sarebbe più giusto chiamare profughi o esuli, erano condizioni diverse, no? Arrivavano lì che affamati, malati, al limite della sopravvivenza. E allora, tra i compagni, discuteva, ma queste sono cose da preti, no? Da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi. Non è politica, questo è umanitarismo. E c'è stata una discussione, delle amicizie di 30 anni si sono rotte, è stata una cosa molto interessante e anche triste però, perché per esempio io ho conosciuto Lorena attraverso un amico, a un certo punto attraverso un amico di cui lei era molto amica, con cui poi c'è stata questa rottura, per cui adesso non ci parliamo più, non ci scriviamo più, perché lui ritiene che io sia diventato un umanitarista e così via. Invece sono convinto di avere approfondito la mia volontà politica di cambiare la polis, di cambiare le cose, attraverso una piccola rivoluzione interiore, per cui ho capito che andare ad abbracciare una persona puzzolente, sporca, malandata,
che non sta neanche in piedi, cercare di aiutarla a trovare la possibilità di andare dove vuole è un gesto politico radicale, come cerco di dire nel mio libretto. E, ecco, quindi io sono contento di avere capito in un'età non tanto giovanile che di continuare a far politica attraverso una mia piccola rivoluzione personale, per cui non ho rinnegato il mio passato che partiva dal marxismo, che partiva dalla lotta di classe e così via, ma l'ho trasformato cercando di coglierle l'anima profonda in questa nuova situazione diversa, radicalmente diversa, ma che nello stesso tempo però io sento prosegue con coerenza un'idea, un pensiero di cambiamento radicale che è necessario, non è utile, non è necessario per continuare a vivere in maniera degna della parola vita e non continuare a vivere in un mondo di violenza, di odio che rischia l'autodistruzione. Questo è un grande passaggio che viene trattato molto bene da Gianandrea nel libro. Se non ci sono altre, se c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda, intervenire, potremmo avviarci verso le conclusioni. Qualcuno? Ah, Serena, prego. No, la mia non era veramente una domanda. Aspetta che ti porto. La mia non è veramente una domanda, volevo solo fare un appunto e una riflessione sulla domanda che aveva fatto la signora prima, che mi sembra che non sia stato risposto, riguardo c'è anche da noi i nostri figli sono stati emigrare. Ecco, io voglio dire, guardiamo un attimo che migrazione fanno i nostri figli. A parte che molti giovani, come giustamente succede nei giovani, c'è la curiosità anche di conoscere altri posti, altri paesi, quindi alle volte c'è proprio la voglia di girare, i giovani girano, viaggiano, conoscono il mondo, quindi hanno voglia di conoscere anche altri paesi. Magari qualche volta lo fanno anche perché magari trovano di essere meglio pagati all'estero. Qualcuno forse vorrebbe rimanere qua e invece magari si trova in condizioni economiche di andare. Ma vorrei fare appunto un paragone. Perché i nostri figli possono muoversi, prendere un biglietto aereo, partire, e ci sono tanti altri invece che non possono farlo e che devono